Quindi Kakà e Manuelson, ancora di Carlo Kakà, si abbassa molto. Scambio dietro la difesa, si inserisce bene Nocerino, la conclusione, la palla che resta lì e poi entra in porta. Arriva il gol di Antonio Nocerino, il primo della gara. L'assist è di Riccardo Kakà. Subito si abbracciano i due. Bella questa immagine, molto molto bella. Rivediamo. Lancio lungo alle spalle di Zambrotta, l'inserimento di Antonio Nocerino, il tiro per un attimo sporcato da Capelletti che però non riesce a tenerla lì. Preciso, elegante, coi tempi giusti il lancio di Riccardo Kakà. Buono l'inserimento di d'angolo che sarà battuto da Robinho. Milan che quando accelera si rende sempre pericoloso. Ancora la palla dentro, il colpo di testa. Si salva, anzi arriva il gol. Non si salva il Chiasso. E il gol è siglato da Mattia Silvestre che si è inserito molto molto bene. Con il tacco ha provato a salvare Quaresima, ma la palla è entrata. Primo gol in maglia rossonera per Mattia Silvestre. Lascia scorrere Kakà per Robinho. Robinho no look all'indirizzo di Nocerino. La palla dentro, Matri, poi Robinho. Arriva il terzo gol del Milan. Lo segna Robinho, che poi va a dare un bacio alla telecamera. Buona ancora una volta l'azione del Milan. Si è spinto bene in avanti il cross di Antonio Nocerino. Matri ha cercato la conclusione e la girata verso la porta di Capelletti. Ne è nato un assist per Robinho che si è inserito bene coi tempi giusti sul secondo palo. A siglare il 3-0 Milan al 39esimo. Vediamo la palla dentro, la girata tentata da Alessandro Matri che non riesce a trovare il giusto impatto con il pallone. Ne nasce un assist per Robinho che segue bene l'azione. Tempo certamente meno emozionante, bisogna dirlo, del primo. Milan che però ora prova a trovare il primo gol della ripresa. Pinato, la palla dentro, Claveria, la conclusione, la palla resta lì. Arriva il gol di Saponara. Che buono, e quindi gol di Saponara, che all'esordio in amichevole con il Milan riesce a trovare la rete. E questa è certamente una bella, bella, bella notizia. Bene per il morale, bene per il ragazzo che ha dovuto stare fuori un po' per risolvere qualche problema fisico. Posizione regolare di Riccardo Saponara sulla conclusione di Pedone.